Questa è la zucca tonda napoletana che fa parte del repertorio delle risorse genetiche a rischio di estinzione. Oggi abbiamo preso la zucca, estratto i semi, poi l'abbiamo purificata, lavata, asciugata e disinfettata. Dopo l'asciugatura passiamo all'infusamento del sale. Quindi questi sono i semi che abbiamo ottenuto da questa zucca. Quindi Rita, che lavora ad Arca 2010, ci ha accompagnato in questo percorso e adesso questi semi vengono pesati e contati, così conosciamo un po' la produzione media di semi per singola zucca. E quindi si fa prima il peso, la tara della busta. Dopo aver contato i semi, si mettono nella busta e sappiamo il peso netto. Semi per zucca, ce la facciamo? Quindi questa zucca ha prodotto 150 figli, madonna! Semi più o meno sono 35 grammi. Per il progetto ABC, ogni risorsa genetica, quando andiamo a conservarla nella banca del germoplasma, abbiamo il barcode, quindi che ci identifica l'anno, il nome e la provenienza. E questo va messo praticamente sulla busta etichettata. Adesso questa busta Rita la porta nel suo corsiere, che è la banca del termoplasma, prima nella cassettina. Cassettina, banca. È una delle sedi della banca del germoplasma della regione Campania e siamo ad Arca 2010 ad Acerra. Il nostro, come si dice, cavò dei semi lo troviamo a Ponte Cagnano. Quindi apro la porta Rita porta i suoi tesori, che sono i semi, e li deposita